Portoghese preferisce Balotelli a Cruz e dà fiducia a Figo, centesima in Serie A. Figo ammonito al terzo per fallo su Molinaro. Figo dall'inizio vuol dire Javier Zanetti terzino. Per Santone la prima panchina dopo 12 partite consecutive da titolare. La Juve è quella annunciata, Amauri va in tribuna. Meglio l'Inter all'inizio, ottavo minuto, Ibrahimovic si allarga sulla sinistra, va via Allegro Taglie, può andare al cross, Chiellini anticipa Balotelli e mette in calcio d'angolo. Due minuti dopo, il rinvio di Julio Cesar, a vuoto Chiellini, opportunità per Balotelli fra due avversari, si libera bene, entra in aria, il sinistro, Buffon fa quello che può, la palla sta per entrare, arriva, provvidenziale Grigera a salvare sulla linea, prima grande occasione della partita per l'Inter, la palla come vediamo non è entrata. A metà primo tempo comincia a vedersi la Juventus, Iaquinta servito da Nedved, tocca Samuel e mette in corner, 28esimo, due minuti dopo punizione del Piero, Grigera ha la palla buona ma manda in curva, un minuto dopo Del Piero, lo scatto di Marchioni in posizione regolare, si allunga purtroppo il pallone, favorisce l'uscita di Julio Cesar, grande chance per la squadra di Ranieri. 36esimo, fallo su Ibrahimovic, ammonito Nicola Legrottaglie. Un minuto dopo, Ibrahimovic di prima per Figo che scatta, le finte, area di rigore, l'uscita di Buffon, poi la difesa juventina con Molinaro riesce a sventare la minaccia. Con il montaggio di Beniamino Brunelli andiamo alla ripresa, quinto minuto l'attacco dell'Inter, da Ibrahimovic a Stankovic, il destro dai 25 metri, la parata di Gigi Buffon. Ottavo minuto, fallo su Muntari, cartellino giallo per il danese Poulsen. Quattro minuti dopo, calcio di punizione Inter, Balotelli, la testa di Ibrahimovic, ben piazzato Buffon, la sua parata. Numero di Balotelli, di tacco, a intervenire su questo pallone. Esce Molinaro, si rivede dopo due mesi e mezzo, De Ceglie, 19esimo, Ibrahimovic. La fuga di Muntari sulla sinistra, superiorità numerica dell'Inter, Balotelli. Esce Buffon, niente da fare, Inter in vantaggio con il gol di Mario Balotelli. Gol che andiamo a rivedere, Inter a segno per la 23esima partita consecutiva in questo campionato ed è un gol come fa segno Balotelli che sa tanto di scudetto, anche se la Juve protesta perché all'inizio dell'azione c'è stato questo intervento su Chiellini. 23esimo, Balotelli commette fallo, manda a quel paese Farina, il quale lo ammonisce, Balotelli va detto, bersaglio di ripetuti cori razzisti. 25esimo, da Iaquinta a Marchioni che trova un varco, ancora una volta si allunga un po' troppo il pallone, l'uscita di Julio Cesar in calcio d'angolo. 31esimo, saltano i nervi a Thiago, fallo su Muntari, fallo subito dopo su Balotelli, rosso diretto, Juventus in 10 uomini. A questo punto cambi, Vieira per Balotelli, Burdisso per Muntari, Giovinco per Del Piero, Cruz per Figo, ripetute occasioni per l'Inter, grande Buffon su Stankovic e poi anche su Cruz. Sembra finita e invece primo minuto di recupero, angolo Juventus, spunta la testa di Grigera, è il pareggio. Finisce 1-1 la partitissima, i punti di vantaggio dell'Inter comunque, restano 10. L'ha anticipato Stefano Bizzotto, noi andiamo a guardare.